nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Santi Giacinta e Francesco, prega per noi. Sono Lucia, aspettiamo che Santa Madre Chiesa ci dia istruzione. Bene, come vedete la Divina Volontà ha avuto un'altra location d'eccezione per cominciare a parlare delle apparizioni della Santissima Vergine, quindi del messaggio della Madonna di Fatima. Voi sapete che la Madonna quando appare non appare così, tanto per fare un po' di folklore o semplicemente per fare un dono straordinario ai veggenti. A volte, sappiate la Chiesa sta a dire che stiamo qua qui, ci sono dei contatti molto molto privati, d'accordo, che sono quelli conosciuti nella mistica, qui siamo in un monastero carmelitano, Santa Teresa d'Avila ha vissuto la vita terrena più di là che di qua, d'accordo, ma non ha avuto per esempio messaggi pubblici da divulgare, erano esperienze mistiche sue personali. Questo perché sappiamo, insomma, che questa è una cosa che c'è sempre stata nella vita della Chiesa. Alcune volte però questo squarcio di cielo avviene non come esperienza, diciamo, di amore mistico soprannaturale tra l'anima e Dio, ma è finalizzata a qualcosa. Quindi quando c'è un'apparizione pubblica con i messaggi pubblici, dicevo l'altra volta, perché il cielo vuole parlare, quindi vuole rendere pubbliche alcune cose, vuole portare l'attenzione su alcuni aspetti. Non faccio troppo preambolo perché li abbiamo già visti. Questo libretto, a differenza dell'altro, non lo vedete io. Potete provare a cercare il tono corretto di Fatima, messaggio di energia e di speranza, che nella sua sinteticità è il più esaustivo, completo, riporta tutte le apparizioni, una per una, alla lettera, senza glosse, senza commenti, prima, fotografo, durante e dopo il 1925, quindi è uno dei meglio fatti. Spero oggi di poter fare, sono 6 apparizioni, ricordo, dal 13 maggio al 13 ottobre. Dovrò farne 3 oggi e 3 domani, se Dio ci aiuta. Speriamo, perché la terza è la più ricca e densa e che ci porterà molta attenzione. Adesso non lo so se riesco a finire la terza, se no mettiamo punto, la terza la finiamo domani, riprendiamo da dove abbiamo messo punto. Vado al tempo dell'apparizione della Madonna, Lucia de Jesus, Francisco, Giacinta Marta, Marta avevano rispettivamente 10, 9 e 7 anni, intanto di uno delle flotte risulta, perché erano nati nel 1907 il 22 marzo, cioè l'11 giugno 1908 Francesco e l'11 marzo 1910 Giacinta. Quindi Francesco, per la verità, alla prima apparizione non ne aveva ancora compiuti 9 anni, ce n'aveva ancora 8, è quello che è stato presente nel 2008 o 9, perché a giugno compiuti il corso di vita. I tre bambini, come abbiamo detto, abitavano a Padal Giustrello, abbiamo visto ieri pomeriggio, frazione della parrocchia di Fatima. Le apparizioni si svolsero in una piccola proprietà dei genitori di Lucia chiamata Cova d'Aria, 2,5 km da Fatima, cioè esattamente nel luogo dove adesso sorge la cappellina delle apparizioni, quella che è stata fatta lì, perché la location delle apparizioni della Madonna di Fatima, dove era questo famoso Ecce, era lì dove si trova adesso la statua della Madonna di Fatima, in quella che la Madonna appariva su un Ecce o querciolo alto un metro o poco più. Francesco, come sappiamo già, vedeva soltanto la Madonna e non la sentiva. Giacinta vedeva e sentiva, Lucia vedeva, sentiva e parlava. Ok? Con la Santissima Vergine. Le apparizioni avvenivano intorno a mezzogiorno. Sapete che mezzogiorno è l'ora dell'Angelus. Prima apparizione, 13 maggio 1917. I tre veggenti giocavano alla Coppa d'Aeria quando notarono due luci come lampi, dopo i quali videro la Madre di Dio sul Lecce. Era una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole, che diffondeva una luce più chiara e intensa di un bicchiere di cristallo pieno di acqua pura, attraversato dai raggi del sole più ardente. Descrive Lucia. Il suo volto
indescrivibilmente bello. Non era né triste né allegro, ma serio, con un tono di dolce rimprovero. Le mani giunte, come per pregare, appoggiate sul petto e volte verso l'alto. Perché una volta di fatto era figurata quasi sempre così. Dalla mano destra pendeva un rosario. Le vesti parevano fatte soltanto di luce. Molti che hanno dato un'occhiata all'altro mondo dicono che hanno delle vesti bellissime, ma che sembrano fatte di luce, tutte di colore rigorosamente chiaro. La tunica era bianca e bianco il mantello orlato d'oro che copriva il capo della Vergine e le scendeva ai piedi. Non le si vedevano i capelli e le orecchie. I tratti della fisionomia Lucia non ha mai potuto descriverli perché le fu impossibile fissare il volto celestiale, che abbagliava. I veggenti erano così vicino alla Madonna, più o meno a un metro e mezzo di distanza, che rimanevano nella luce che la circondava o che diffondeva. Il colloquio si svolse in questo modo. Prima di leggere il colloquio, però, leggo una dichiarazione di Suor Lucia, che descrive la differenza che c'era tra le apparizioni dell'angelo e quelle della Madonna. Allora, quelle dell'angelo viste ieri possiamo capire, no? Le parole dell'angelo erano di un'intensità e di una forza preponderante, una realtà soprannaturale, tali da non poter essere dimenticate. Mi fermo perché abbiamo già visto ieri questo particolare. Sembrava che vi si incidessero esattamente ed indelebilmente nella memoria. Quanto alle parole della Madonna, la cosa è differente. Non saprei essere sicuro che ogni parola sia esatta, era piuttosto il senso che veniva a me e io misi in parole quello che avevo capito. Non mi è facile spiegare questa cosa. Davanti alle difficoltà di tradurre in parole umane quanto voluto dalla Madonna, come è comune in certi fenomeni mistici, Suor Lucia mise sempre tuttavia tutto l'impegno nel riprodurre parola per parola ciò che la Santissima Vergine le comunicò. Questo appare chiaro all'interrogatorio, parla tutto cose, padre di Ongen, eccetera. Vabbè. Cominciamo a vedere il colloquio. La Madonna. Non abbiate paura, non vi faccio del male. Lucia. Di dove è vostra signoria? La Madonna. Sono del cielo. E alzò la mano per indicare il cielo. E cosa vuole da me vostra signoria? Sono venuto a chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi. Il giorno 13. A questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. Poi ritornerò qui ancora una settima volta. Attenzione, qual è la settima volta? Non è qui, ma sono le apparizioni postume del 25, dove la Madonna avrebbe rivelato la devozione al suo cuore immacolato. E anch'io vado in cielo, dice Suor Lucia. Sì, ci vai. E Giacinta? Anche lei. E Francesco? Anche lui, ma deve recitare molti rosari. Poi un momento, adesso leggo. Maria das Neves è già in cielo? Sì, c'è già. E Amelia? Resterà in purgatorio fino alla fine del mondo. Attenzione adesso. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi? Guardate l'angelo. Come atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Offrirvi a Dio, eh? Sì, vogliamo. La Madonna, andate dunque, avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Pronunciando queste ultime parole, la grazia di Dio, eccetera, aprì per la prima volta le mani, comunicandoci una luce molto intensa, quasi un riflesso che usciva da esse, e ci penetrava nel petto e nel più intimo dell'anima, e faceva vedere noi a noi stessi in Dio. Attenzione a questa espressione. Che era questa luce? Più chiaramente che se ci vedessimo nel migliore degli specchi. Allora, con un impulso interiore, anch'esso comunicatoci, cademmo in ginocchio e ripetemmo interiormente: o Santissima Trinità, vi adoro, mio Dio, vi amo nel Santissimo Sacramento. Passati i primi momenti, la Madonna aggiunse: recitate il rosario tutti i giorni per ottenere la pace per il mondo e la fine della guerra. Poi, descrive Suor Lucia,
cominciò a elevarsi serenamente salendo verso oriente fino a scomparire nell'immensità dell'orizzonte. La luce che lo circondava sembrava aprire una via in mezzo agli astri. Questa è la prima apparizione. Allora, alcune considerazioni. La Madonna agisce in pieno stile divino, non si rivela. Di dove sei tu? Del cielo. Né si rivela lei, né rivela il motivo per cui è venuta, né rivela quello che vuole fare. Venite qui per 13 e per 6 e 13 consecutivi, poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Non è casuale questo qui, eh? Dio prima vuole un atto di fede e di abbandono in lui. Non fate mai con Dio, secondo me questo qui, eh? Dio non ti dice le cose prima, mai. Dio ti chiama, vuole che tu gli dici sì e basta, poi ti farà piano piano capire e ti manifesterà quello che vuole, ma vuole carta bianca. Ok, questo ricordiamo, mettiamolo bene in mente. Però comincia a fare delle domande sul cielo. Lei ci va, Giacinta ci va, e Francesco? Allora, neanche 8 anni, anche lui deve recitare molti rosari. Cosa significa questa frase? Per noi che pensiamo a 20 anni, adesso fanno i funerali con le bare bianche, ragazzi di 20 anni, le bare bianche, a 20 anni. Che significa che deve recitare molti rosari per andare in cielo? Significa che ha fatto una quantità di peccati veniali o di imperfezioni tali che per essere purificato prima di andare in paradiso ha quasi 8 anni, deve recitare molti rosari, non un rosario. Domanda, avrà fatto peccati mortali un bambino di 7 anni e mezzo? No, se no andava all'inferno, no? Ecco. Quindi, questo senza che noi ci mettiamo paura, ecco. Però voi sapete che se almeno volete proprio, almeno mi sentirete mai dire al funerale espressioni balorde. Adesso questo nostro fratello che sta in cielo, dico scusa, ma chi te l'ha detto che sta in cielo? Quindi intanto vorrei dire a qualche mio confratello, voi no, voi state sicuro di dire una bella preghiera, dico, ma che c'è il filo diretto col Padre Eterno? La Chiesa prima di dire che uno sta in cielo ci mette 50 anni come minimo a fare un processo di canonizzazione e tu già sai che sta in cielo. E chi te l'ha detto? Che è morto martire. Se è morto martire, quasi pure. Se è un bambino di 8 anni, sta già in cielo? Siamo sicuri? Uno, cioè, quando ascolta queste cose, può pensare, qui demora un bambino di 8 anni, gli servirà qualche messa? Forse. D'accordo? Può andare all'inferno un bambino di 8 anni? Molto difficile. D'accordo? Però, dai 12 anni circa in su, puntini, puntini, puntini. D'accordo? Capite? Quando uno è troppo piccolo, no. Ma che vada direttamente in paradiso con un bambino piccolo che comincia ad avere un embrionale uso della ragione, quindi a 7, la Chiesa potete pensare che ha fissato convenzionalmente l'uso della ragione a 7 anni. Cosa vi significa l'uso della ragione? Significa che tu hai quel minimo di coscienza tale da renderti conto che stai facendo qualcosa che non va. E se tu avverti che stai facendo qualcosa che non va e lo fai lo stesso, anche se non sei andato al catechismo, che non sai esattamente tutte le specie dei peccati mortali, è sufficiente per renderti moralmente responsabile dell'atto che hai fatto davanti a te. Chiaramente la Madonna non fa queste spiegazioni, ma parla e siamo noi che dobbiamo riflettere e comprendere. Poi Maria D'Asnef, queste erano due amiche, Maria D'Asnef se c'è in cielo, se c'è già, e Amelia. Questa storia di questa Amelia è una storia molto molto controversa, molto dibattuta. Ecco, perché purtroppo una cosa che si sa è che questa Amelia ha ricevuto una violenza sessuale. Come Santa Maria Goretti, soltanto che dinanzi alla violenza sessuale, anziché farsi ammazzare come Santa Maria Goretti, certamente non ha consentito, però per paura non si è difesa fino al punto di farsi ammazzare. Noi non sappiamo se questo è il motivo per cui stia portando alla fine del mondo, sappiamo che poco dopo che avvenne però questo episodio, morì. Quindi, ma questa ragazza, se adesso non vorrei dire una sciocchezza, ci aveva, se non ricordo male, intorno ai 20 anni. Okay.
Quindi vuol dire che intorno ai 20 anni, quando trovati a morire, cioè noi che siamo obbligati a paradiso vivente, in uno stato tale che per la comunificazione, cioè deve essere purgatorio fino alla fine del mondo, non deve molto purgatorio fino alla fine del mondo. Quanto tempo ci manca alla fine del mondo? Boh. Vuol dire che questa sta ancora lì, eh? Sì, sì, sicuro. E poi c'è la prima richiesta della Madonna ai pastorelli, che è un eco, ecco perché dobbiamo sentire bene il messaggio degli angeli, quella degli angeli. Volete offrirvi a Dio? È una richiesta di offerta nella tradizione spirituale ascetico mistica cattolica, questo si chiama l'offrirsi come vittime, d'accordo? Quindi io, come Gesù, mi prendo le sofferenze che Dio vorrà inviarmi e le offro come atto di riparazione, l'abbiamo visto ieri, non ripetiamo, per i peccati con cui è offeso, e di supplica per la conversione dei peccatori. Queste due dimensioni delle sofferenze: riparare i peccati e ottenere la conversione dei peccatori. Io vi rimando a quello che ho detto ieri, quindi, perché un peccatore da se stesso non potrebbe mai convertirsi se non venisse aiutato, d'accordo? E perché i peccati che vengono commessi devono essere distrutti attraverso le penitenze espiatorie e riparatrici. La Madonna dice: avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. E chiude dicendo: recitate il rosario tutti i giorni. Attenzione ai termini. La Madonna dice il rosario. Cosa intende con il rosario? Ecco. Nella terminologia tecnica, dire recitare il rosario non è dire recitare una corona del rosario, o come dicevano le nostre nonne, la terza parte del rosario, si diceva un tempo, perché il Santo Rosario è composto, era tradizionalmente composto da 15 misteri, cioè i misteri odiosi, dolorosi e gloriosi, che poi la Chiesa suddivide per chi non avesse tempo, insomma, di scadenza nei singoli giorni, di misteri gloriosi, ma di misteri dolorosi, di mercoledì gloriosi, quindi è una forma, come dire, di ausilio per chi non se la sente o non ce la fa da tutto intero e quindi lo frazione. Ma dire recitare il rosario tutti i giorni vuol dire che desiderate dalla Madonna che ogni giorno si reciti tutto il rosario. Quindi non c'era bisogno che a Međugorje, come di fatto è successo, la Madonna ha specificato il rosario intero, perché dire il rosario è già sottointeso che sia intero, altrimenti avrebbe detto recitate la terza parte del rosario tutti i giorni, oppure recitate una corona del rosario tutti i giorni, non ha detto questo. E questo basta per la mia apparizione. Seconda apparizione, 13 giugno 1917, stesso posto, stesse modalità, salto, diciamo, la descrizione, parla su Lucia, che cosa vuole la vostra signoria? Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo e che diciate il vostro rosario tutti i giorni e che impariate a leggere. Ricordate ieri Francesco? Non è che impara a far leggere, che tanto vado non c'era. Chiaramente questa richiesta era rivolta prevalentemente a Suor Lucia, perché guarda, Suor Lucia avrebbe dovuto scrivere e parlare molto, no? Poi vi dirò che cosa voglio. Lucia, attenzione, chiese la guarigione di una persona malata. La Madonna risponde: se si converte, guarirà entro l'anno. Attenzione alla risposta, eh? Facciamo con questa frase, già ve la commentiamo. Se si converte, guarirà entro l'anno. Cioè, la malattia, nel piano della divina volontà, quasi sempre, è permessa e finalizzata alla conversione delle persone. Quasi sempre. Questa frase, a meno che uno non sia santo, d'accordo? Perché la sofferenza, quando il Signore la permette, ha due fini in questo mondo: o aiutarti a convertirti, metterti con la bocca nella polvere, metterti in condizione di dover riconoscerti bisognoso d'aiuto, tenere paura che muori e quindi in qualche modo ti avvicini a Dio, oppure, se sei santo però, con i pastorelli, te la manda la malattia perché tu offri per la conversione degli altri. Fine sempre una conversione, sempre. Se voi prendete la lettera agli Ebrei, capitolo 12, è per la vostra conversione che voi soffrite, dice l'autore della lettera agli Ebrei. Quindi voi state sicuri, ogni sofferenza che accade in questo mondo è sempre finalizzata alla conversione.
e aggiunge, usando un termine che poi i nuovi traduttori hanno edulcorato, che siccome Dio ci tratta come figli, i figli, se uno ama i figli, li corregge, perché non vuole che un figlio diventi in avanzo di galera, e se è necessario lui lo corregge severamente. Dice quindi, se tu non sei corretto da Dio, vuol dire che Dio non ti considera un figlio, ma un bastardo. Il termine è questo, non è un termine volgare, bastardo, è un termine un po' forte, insomma, no? Adesso hanno tradotto illegittimo, ma proprio il termine originale è bastardo, d'accordo? Quindi, beh, proseguo. Vorrei chiederle di portarci in cielo, dice Suor Lucia. Bella richiesta. Dice, sì, Giacinta e Francesco li porto tra poco, ma tu resti qui ancora qualche tempo. Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere a me. Vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Attenzione, a chi la abbraccia prometto la salvezza, prometto, e queste anime saranno amate da Dio come fiori posti da me ad adornare il suo trono. Io mi chiedo soltanto chi è che ha preso sul serio queste parole. A chi abbraccia la devozione al cuore immacolato prometto la salvezza, che significa non è che uno si consacra al cuore immacolato di Maria, o ora al cuore immacolato di Maria e poi fa, dice, ah bello, faccio questo, faccio carne da porco e poi tanto andrò in paradiso, non è questo. Ma a chi è devoto al cuore immacolato di Maria, la Madonna garantisce la protezione dai nostri nemici che cercano di portarsi all'inferno e dice, io non lo permetterò. E stare tranquilli, se la Madonna non lo permette, quella cosa non succede, non succederà. E non solo, queste anime saranno amate da Dio come fiori posti da me ad adornare il suo trono. Dio ama e onora la Madonna, c'è un motivo chiaramente per questo, Oggi andiamo avanti con le apparizioni, spero in qualche magari predica di riuscire a approfondire questo. Lucia continua, rimango qui sola? La Madonna, no figlia, e tu soffri molto, non scoraggiarti, non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Questo lo dice a sua Lucia e questo lo dice a tutti. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio. Sopra la corona, non mi ricordo se della Madonna o quella corona che sta in chiesa o qua sopra, che lo vuole in chiesa, cioè scritto in portoghese, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio. Quindi imparare a rifugiarsi nel cuore immacolato di Maria. Nel momento in cui disse queste ultime parole, racconta Suor Lucia con le mani e ci comunicò per la seconda volta il riflesso di quell'immensa luce, eccetera, no? Attenzione, di fronte alla palma della mano destra della Madonna stava un cuore circondato di spine che parevano conficcate in esso. Attenzione a questo particolare. Comprendemmo che era il cuore immacolato di Maria, oltraggiato dai peccati dell'umanità, che voleva riparazione. La riparazione va offerta non soltanto al cuore di Gesù e a Dio, ma anche al cuore immacolato di Maria. Questo non ci pensiamo mai, i nostri peccati offendono Dio, offendono anche il cuore immacolato di Maria, perché Maria è la nostra madre e corredentrice, non è la socia di Dio, non è una dea, ma per la sua pienezza di grazia e per il suo rapporto completamente unico con Gesù, di cui è madre e appunto socia nell'opera della redenzione, soffre. Capito? I fenomeni delle lacrimazioni di Maria, io ho scritto un po' di articoli, anche un libretto, di lacrime umane e di sangue, non sono altro che l'espressione di questa enorme sofferenza della Madonna, ferita dai peccati dei figli che ne provano il dolore di vederli incamminati verso la dannazione. Vedremo domani, se Dio vuole, che la Madonna spiegherà bene nel 1925 quali sono i peccati che maggiormente la feriscono, che sono quelli che hanno dato poi origine al numero dei 5 per quanto riguarda i 15 cosa voglio dire.
Bene, e così la visione finisce. Adesso passiamo al 13 di Luca 1917. Qui abbiate pazienza, vediamo se riusciamo a fare almeno il primo, il secondo segreto, magari il terzo domani, vediamo un po'. L'apparizione del 13 luglio 1917, diciamo subito che è la famosa apparizione dei tre segreti di Fatima. Voi sapete che si è fatto tanto rumore nel 2000 circa il terzo segreto di Fatima, ma che qualcuno vagamente sa del vescovo vestito di bianco, perché ci fu una grande risonanza, diciamo così, mediatica. Io non ricordo benissimo quando fu il terzo segreto di Fatima, insomma, era un seminarista, quindi era molto, e già molto devoto alla Madonna, ma già da un anno e mezzo quasi consacrato Totus Tuus, quindi ero molto coinvolto, insomma, in questa rivelazione. Ma se io si chiede, chi di voi conosce bene il primo e il secondo segreto di Fatima? Qual è il contenuto dei primi due segreti di Fatima? Lo vedremo adesso. Nel corso della terza apparizione, una nuvoletta scenerognola si liberò sul Lecce, il sole si oscurò, una fresca brezza spirò sulla montagna, benché si fosse in piena estate. Il signor Marto, guarda, dice Giuseppe Francesco che lo racconta, dice così anche un sussurro simile a un rumore prodotto da mosche che in un orciolo vuoto. I veggenti videro il riflesso della solita luce e poi la Madonna sul Lecce. Ancora Lucia, che cosa vuole da me vostra signoria? Voglio che veniate qui il giorno 13 del mese prossimo, che continuate a recitare tutti i giorni il rosario in onore della Madonna del Rosario. Lo ha detto anche nella seconda apparizione, quindi ricordate che tre volte appare, tre volte raccomando la recita del rosario per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei ve la potrà aiutare. Lucia dice: vorrei chiederle chi è e di fare un miracolo per cui tutti credano che vostra signoria ci appare. La Madonna: continuate a venire qui tutti i mesi, in ottobre dirò chi sono, che cosa voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere per credere. Non ripeto quello che ho detto in sua prima apparizione, la Madonna non dice niente ancora. E né cosa vuole, e ne fa nessun miracolo, perché tu prima ci credi e ci arrivi da solo. Dopo ti dice: bene, hai capito bene, io sono la Madonna, voglio vedremo cosa domani, e questo è il miracolo. E vi ripeto, questo vale anche per la nostra vita personale. Le vogliamo sempre, sapete, io vi parlo da prete, in maniera anonima, un prete fa il prete, non il calzolaio Gigino, d'accordo? Fa il prete. Quindi un prete ha la sua esperienza propria. Qual è l'esperienza propria di un prete? Sono le anime, no? Oltre che la vita sacrale, sacramentale, insomma, quindi sono le anime, d'accordo? Come il medico ha esperienza sui corpi, d'accordo? Quando vai dal medico, il medico ti visita, d'accordo? E dopo la visita farà una diagnosi, dopo la diagnosi darà la terapia, dopo la terapia sarà la prognosi, d'accordo? Chi la fa la diagnosi? Basta, insomma, con l'anima di mio cognato mi raccomandava, ma quando io dicevo, mi lamentavo, insomma, che le persone vanno a parlare dal prete, dicono: mi dai una mano? Dopodiché lui dice: sì, te la do, fai questo, 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 questo e questo. Ne fanno manco mezzo. No, 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 io faccio quest'altro, quest'altro, quest'altro e quest'altro. Dico: ma che bellissimo, ma chi sei venuto a fare? Che sei venuto? Allora ci solidarizzavamo, perché tra l'anima e il corpo, se si pare che ci sia questa, veramente anche quando facevo l'avvocato, veniva il cliente e diceva: avvocato, è successo questo, questo, questo e questo, benissimo, ah, però dobbiamo fare quest'altro, 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 quest'altro e quest'altro. Dico: senti, mo poi è uscito fuori pure il giudice di pace, guarda, il giudice di pace, guarda, andarci da solo, vai, tranquillo, non ti serve, fatela tu, la compagna, scrivi e vai, capito? Poi, siamo tutti quanti liberissimi, padronissimi. Ecco, allora Dio, quando opera, prima chiede un atto di fede e poi le spiega, non spiega le cose prima. Allora, gli dico da prete, dice: ti chiedono aiuto, vabbè, io ti posso aiutare. Ah sì, però che cosa vuoi fare? Non te lo dico, vedi tu? Cioè, perché tu non puoi spiegare la terapia, perché se glielo spieghi, dopo la persona si impressiona, d'accordo, oppure non capisce niente, quindi pensa che sia tutto,
fidi di me, fa quello che ti dico, poi capirai. Quanti lo fanno? Secondo voi? Pochi. Pochi? Molto, molto pochi. La maggioranza delle persone, qua che si viene tutto quanto che ha gasato, tutto quanto non è disposto ed è padronissimo di farlo, liberissimo di farlo, perché noi siamo i signori di noi stessi grazie alla nostra volontà. Però Dio non fa, se mi dovete fare così col Padre Eterno, Dio non spiega, Dio prima fa e ti chiede la fede. Dopo che tu gli hai dato fede e hai visto quello che fai e non c'è a secondarlo, ti spiega. Dopo, ma questo è un esempio, vi ricordate il Vangelo di San Giovanni, del bisogno della lavanda dei piedi? Sì, Pietro. Quando andiamo da Pietro, che succede? Pietro dice, che te? Tu la rivedi a me, ma tu sei scemo. Non glielo dice perché era nostro Signore, perché ha dato la nostra Signore, senza poteva, cioè, ma non esiste proprio, d'accordo? Sono io che devo lavare i piedi a te, giusto, no? Che risponde Gesù? Quello che io faccio, tu ora non lo che ha fatto la catechesi? No, ragazzi, te devi sedere. Allora, io adesso vi devo lavare i piedi. Allora, perché vi devo lavare i piedi? Per questo, 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 questo e questo. Il significato è quest'altro, 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 quest'altro. Gli effetti saranno quest'altro, quest'altro, quest'altro. Quindi fate i buoni e lasciatemi fare. Ha fatto così Gesù? No. Ha preso il catino e si è messo a fare questa cosa, suscitando anche un attimo di smarrimento, no? Ma perché quando è morto in croce ha dato spiegazioni prima? Molto, molto lapidate. Il figlio dell'uomo deve essere consegnato nelle mani degli uomini, lo prenderanno, lo uccideranno e il terzo giorno lo uccideranno. Aveva spiegato che era la nostra salvezza. L'ha spiegato. Aveva spiegato tutto quanto, guarda, io devo soffrire la flagellazione per i peccati di lussuria, l'incoronazione di spine per i peccati di superbia, la via crucis per tutte le volte che l'uomo non vuole soffrire e si libera dalla sofferenza. Aveva fatto tutte le spiegazioni? L'ha fatte? No. Le spiegazioni sono postume. Se parlo, e se parlo in questo contesto, ho le mie ottime motivazioni per parlare in questo contesto, cioè traendo occasione da questo per dilatare gli orizzonti. Bene, riprendo. Lucia presenta allora una serie di richieste di conversione, le solite cose, guarigioni e altre grazie. Quando appare, appare, succede? Grazie, guarigioni, fammi trovare lavoro, fammi trovare moglie, marito, fammi vincere il figlio, tutta roba così. E la Madonna risponde raccomandando sempre la pratica del rosario in cui otterranno le grazie entro l'anno, se recitano il rosario. Ricordatevi per questo particolare delle grazie, lo vedremo domani, perché credo sia la quarta apparizione, che cosa la Madonna avrebbe risposto alle sue sollecitazioni di grazie. La Madonna proseguì: sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, in modo speciale quando offrite qualche sacrificio, o Gesù è per amore vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione delle offese commesse contro il cuore immacolato di Maria. Quindi, per l'amore tuo, questione dei peccatori e riparazione delle offese commesse contro il cuore immacolato di Maria. Adesso vedete nel libro, prima parte del segreto, qual è? Il primo segreto di Fatima, qual è? Che l'inferno esiste, cioè è il segreto, cioè, questa è la verità divina, la fede divina e cattolica. La prima parte del segreto però è la visione dell'inferno. Leggo, dicendo queste ultime parole, racconta sua Lucia, aprì di nuovo le mani come le due mesi passati. Un riflesso di luce che esse mettevano parve penetrare la terra. La terra. E vedemmo come un grande mare di fuoco e immersi in questo fuoco i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o abbronzate, di forma umana, che ondeggiavano nell'incendio, sollevate dalle fiamme, che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti, di dolore e di disperazione, che terrorizzavano e facevano tremare di paura. I demoni si distinguevano per la forma orribile e ributtante.
importante, di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni di brace. La visione durò soltanto un momento, durante il quale Lucia emise un ari, e la nota che se non fosse stato per la promessa della Madonna di portarli in cielo, i vegeti sarebbero morti per l'emozione e la paura. Spaventati quindi, come per chiedere soccorso, i veggenti levarono gli occhi verso la Madonna, che disse loro con bontà e tristezza: avete visto l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Ritorna ancora. Poi, leggendo queste cose, non è già la seconda volta che parla di devozione. Voi avete sentito tanto parlare di Dio della devozione a quale immacolato di Maria? Le vostre parrocchie la divina stava bambina spesso, e esortare ad essere devoti al cuore immacolato di Maria? Sì? Sì? Sì, no. Io nella mia esistenza, prima volta che l'ho sentito, però non ho letto queste robe qui. Ma nelle parrocchie non si parla. Non l'avevo sentito così tanto. Il problema è che qui la Madonna dice che per salvare le anime dall'inferno Dio vuole stabilire il mondo della devozione a quella parola di Maria, quindi che questa devozione salverà le anime dall'inferno. E qui è la Madonna che parla, senza nessun dubbio. Capite che la Madonna che parla ci deve seguire, pratica che esegue, che mette in pratica quello che dice, no? C'è questa visione dell'inferno, il mare di fuoco, e vedete perché la mostruosità delle anime dannate. Se vi ricordate bene, l'ho accennato già ieri. Noi siamo bellissimi gli occhi di Dio, siamo stati creati stupendi. Ricordate che Dio è bellezza assoluta, non abbiamo idea, avete visto la descrizione della parola di quanto è bello Dio e molto bello. Noi diventiamo bruttarelli già qui. Diventiamo tanto più bruttarelli quanto più, da buoni criminali, deformiamo la nostra anima. La deformazione dell'anima poi traspare nei corpi. Vi racconto un'altra esperienza da prete, che a volte ce l'ha un pochino pure qualche mamma. Arriva un'anima vicino a te, come va? Bene! Bene? Io basta che la guardi negli occhi per 5 secondi. 5. Ho già capito come è. Ma non è che sono un mago, che sono uno fa i sortilegi. Perché come va, te si vede guardandoti 5 secondi negli occhi. E più il tempo passa, una volta capivo se andava bene o male, poi capivo un pochino perché. Adesso più passa il tempo, io dico, tu c'hai questo, questo e questo, guardandoti negli occhi. Come fece il signor Petrocchi, vescovo mio, dico, la prima volta che mi vide, no? Molto tempo, prima con l'occhio, con lui, parlo io, mi fa raccontare un pochino, ma 10 minuti, finisco il discorso e mi va. Allora, caro Leonardo, adesso parlo io, tu sei così, 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 così e così, in positivo, però tu c'hai anche questo problema, questo problema, questo problema, questo problema, questo problema, ma hai anche questa risorsa, questa risorsa e questa risorsa. Attenzione, questo problema tu sai di averlo, questo problema non sai di averlo, questa risorsa sai di averlo, quest'altra risorsa non sai di averlo. Ma se ne impiegherai, succederà che tu diventerai così, 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 così e colà, e sarai un ottimo prete. Se non lo farai, non diventerai così, così, colà, non solo che non diventerai un ottimo prete, ma non sarai neanche ordinato. Sto studiando? Il problema è che, sentendo se non dire da di fuori, quando stai davanti al vescovo, non è che ti ho non dico tutto, ma non dico tutto per superbio, perché in realtà era tutto, io in quel momento non dico, però almeno l'80% delle cose che aveva detto erano vere. Dico, questo che tiene? Che tiene? Tiene. Aveva 55 anni di vita stasera totale, vissuta a livello intenso, d'accordo? In cura d'animo, ha sempre fatto il pastore d'animo, non stava tutta la scrivania a perdere tempo a fare cose diversamente utili per il bene della
la Chiesa, ha fatto il pastore in Puttana e quindi ha avuto una grande esperienza. Allora, noi siamo dei deformatori dei doni di Dio, e se una persona si converte veramente, si avvicina al Signore, comincia, come dire, a restaurare, capito? Quindi ha voglia, tanta monnezza che c'è sta, insomma, da risperando. Cioè, bisogna vedere, quando siamo morti, il restauro si fa purtroppo, il restauro, avete visto come fare questa spicca, rosa, il restauro è un'operazione dolorosa, di passare tutte le cose, i solventi, gli impicci, gli imbrogli, poi devi rappiccicarci le dita, le cose, ti vanno in un macello. Dice, voi sapete che mostro hai fatto, quanto hai sfasciato, e tanto quanto hai sfasciato, fare un restauro, lo rifà, Quando si è morto, che succede? Quanto purgatorio ti fai? E ma se era allo stato dei lavori di restauro. Se stavo messi male, la voglia può fare, se stavo messi bene, la può fare un po' di meno. Se siamo quasi arrivati, te ne fa poco. Se sei rimasto un mostro, ma te ne vai di freddo. Punto, E finisci da essere mostro. E guardate con la deformità visibile poi, perché la deformità dell'anima poi si diverte ogni cosa. Pensate soltanto al fatto, io intanto lo dico, che all'inferno ci si va anche dopo la risoluzione della carne, perché le anime dannate vanno all'inferno, non vanno in paradiso. Voi capite cosa significa stare per tutta l'eternità con un corpo, specialmente un teatro del Sozzone che vanno adesso in giro a fare così. Ci sono delle cose che ha detto anche il diavolo durante alcuni esorcismi che andate a cercare online. Vai a fare il giro bella mercanzia, a fare una montagna di peccati mortali a tutti quanti i maschietti che ti guardano, poi vedrai che succede dall'altra parte. Carni sbrindellate per tutta l'eternità e torturate, mostruose, tu che guai a te se ci avevi, come si chiama, che la sopracciglia, quelli vostri, le cose che io so, amici estetisti, che in tempi di crisi a loro rimanevano miliardari lo stesso. C'era la crisi, ma i soldi per l'esterista si trovano sempre, d'accordo? Oppure per chirurgo esterno, queste cose qua. Sono cose grandi queste. Dopo di carne sbrindellata e di legge per torturatori demoniaci. Questo è, purtroppo. E il demonio dice, se poi te penti e te converti, o te la fai da solo la penitenza in vita, oppure c'è un bel po' di busca stringa e purgatorio, le cose che non passano da parte di Dio, senza purificazione. Io non ci posso fare niente, vorrei dirvi altro, perché non sono contento neanche io di queste cose, lo dico sempre, io vorrei tanto poter dire altro, ma altro non è mai stato né mai sarà. State attenti che se qualcuno dovesse venire in mente di dire altro, sappiate che dice male, d'accordo? Perché a buon intenditore poche parole. Adesso vediamo il secondo segreto di Fatima. Se farete quello che vi dirò, molti anni vi salveranno e avranno pace. Come si chiama il secondo segreto di Fatima? Annuncio del castigo e dei mezzi per evitarlo. Qual era il castigo? La seconda guerra mondiale. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio nel regno di Pio XI, ne comincerà un'altra peggiore. Attenzione al particolare del regno di Pio XI. Noi sappiamo che la seconda guerra mondiale formalmente è scoppiata quando? 1939, però. Esatto, quando era Papa già Pio XII. Il problema è che le premesse per la seconda guerra mondiale, cioè l'annessione dell'Austria, avvennero alla fine del regno di Pio XI. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a unire il mondo per i suoi delitti per mezzo della guerra, della fame, di persecuzione alla Chiesa e al Santo Padre. Ricordate ieri? Pregare per il Santo Padre, pregare per il Santo Padre, pregare per il Santo Padre. Quindi il castigo è complesso. Grande la seconda guerra mondiale, la fame e le persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. La persecuzione alla Chiesa stanno ancora in atto, stanno, e al Santo Padre pure. Si sono susseguite in maniera, come dire, incalzante. Diremo molto tempo dopo,
voi sapete che nel 1917 qui non c'era ancora il comunismo. Lenin è andato al potere 12 giorni dopo l'ultima apparizione di Fidel, il 25 ottobre del 17. Da lì sapete cosa è successo, c'è tutto il mondo, cioè, c'è stata la mattanza, la carneficina dei cristiani, altri l'hanno fatti secchi nazisti e altri adesso dopo ci sono state le guerre folli, lo sono ammazzati da soli, i genocidi, le Serbie, i Kosovi, e come si chiamano là, i due russi, di cui abbiamo parlato, e adesso stanno gli islamici, che sono una ventina d'anni che ci stanno flagellando. Il Santo Padre. Le persecuzioni al Santo Padre sono state molte e numerose. I più perseguitati, in ordine abbastanza, voi pensate agli ultimi papi, Paolo VI. Paolo VI non è stato molto perseguitato in giro, ma Paolo VI a un certo punto, pur sembrando un papa abbastanza aperto, ha avuto una rivolta contro da parte di una parte non indifferente della Chiesa stessa. Per alcuni documenti seri che non gli hanno perdonato. La sua condanna a morte, io dico sempre, se l'è firmata con umane vite. Umane vite, dovete sapere, in cui sembra che ci abbia messo, come dire, l'imprimatur, prima della pubblicazione definitiva, addirittura lo stesso padre Pio, come raccontano alcuni figli spirituali, che danno questa notizia come c'è. Sapete che in umane vite Paolo VI afferma essere peccato grave qualunque forma di chiusura volontaria alla vita. Coito interrotto, preservativi, lui lo usa con termini ogni atto che, o in previsione, ogni gesto, o in previsione dell'atto, o durante il suo compimento, o nel suo esito naturale, si propone come fine o per mezzo di impedire la progressione di una vita, è gravemente disordinato, questo è il termine tecnico. Detto in parole povere, gli atti che sono in previsione, quali sono? La pillola, tu prendi la pillola perché quando compi l'atto non sei sterile, d'accordo? In conseguenza del suo evento, la spirale, che è la cosa più grave che esiste, perché la spirale non è contraccettiva, la spirale ammazza, impedisce l'allenamento dello zigote, che è la forma più grave di contraccezione, o durante il suo compimento, il profilattico o il coito interrotto. Successe la fine del mondo. Ah, dice, ah, questo è il solito retrograda, speravamo che si voltasse con un giro di Vano secondo la Chiesa un po' su, e quindi successe la fine del mondo. È vero che Paolo VI stesso ebbe modo, insomma, di dire delle frasi molto molto forti, insomma, di dolore poco prima di morire. Chi è venuto dopo dopo Paolo VI? Giovanni Paolo I. E che fine ha fatto Giovanni Paolo I? Subito. Fine misterioso, d'accordo? Un grande giallo. E Giovanni Paolo II? Ne hanno sparato poco tempo dopo. E comunque, anche se era un papa molto molto popolare, ha avuto anche lui una certa forma di aggressione. Giovanni Paolo II volevano farlo seguire, i comunisti lo odiavano, tanto è vero che è stato lui la causa del crollo del regime comunista. Benedetto XVI, vogliamo parlare, Benedetto XVI è stato boicottato in tutte le forme, tutti gli antimodi possibili, d'accordo, con tutti i tanti scandali orditi, con la strumentalizzazione della pedofilia e con tutti quanti i vari leaks a destra e a sinistra, insomma, che sono successi, che l'hanno stesso. Il Papa Francesco l'abbiamo visto ieri. Adesso è un'altra forma ulteriore, diversificata, di attacco contro il Santo Padre. Quindi se uno pensa e sta attento, le parole della nota non sono dette a vanvera. Stiamo in stato di persecuzione contro il Santo Padre. Fuoco, nemico e qualche rara volta pure un po' di fuoco amico, purtroppo. Purtroppo. D'accordo? E non solo per il Papa attuale, c'è stato un po' amico. Allora, per impedire tutto questo, però, chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione di paradiso ai primi sabati. Queste richieste sono quelle che la Madonna avrebbe fatto nel 1925. Se si ascolteranno le mie richieste, perché tutto partiva dalla Russia perché? Perché la Russia era stato il primo regime comunista. Voi sapete che il problema del comunismo, prima ancora della sua organizzazione politico-socio-economica, è l'ateismo. È l'ateismo teorico. Cioè è la visione di un mondo senza Dio, anzi dove Dio ha un problema da eliminare, perché se tu credi in Dio pensi che le cose dall'altra parte andranno meglio e non ti impegni a instaurare la giustizia sociale sulla terra, cioè il paradiso sulla terra che viene attraverso la dittatura del
contemporaneo italiano, non dico lo vedete, insomma, questo è in quattro parole, no? La dittatura del proletariato, che significa che tutti quanti abbiamo gli stessi soldi, gli stessi mezzi, non c'è chi si veste da rana e chi si veste con uno straccione, siamo tutti invece che ecco. Questo proprio detto in quattro parole, no? Diversamente diffonderà il suo errore nel mondo, promuovendo guerra e persecuzione alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, e queste sono alcune cose che ancora sono successe. Diverse nazioni saranno annientate, tutti questi saranno pensati al terzo segreto, ma al secondo. Infine, il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre consegnerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. Questo è il secondo segreto. Voi capite che in questa seconda parte cominciano a starci delle rivelazioni profetiche. E quando ci si muove nell'ambito della profezia, i confini diventano un pochino più oscuri, quindi ci vuole sempre estrema e grande cautela. Forse facciamo in tempo a chiudere, leggendo il famoso terzo segreto di Fatima, questo dovrebbe stare qui da qualche parte. Porti un attimo l'iPad, chiari che il cosiddetto terzo segreto, questo è uscito prima. Comunque, nel terzo segreto di Fatima si riprende in parte un po' lo stile di questa seconda parte del segreto, arricchito da alcune visioni apocalittiche. Abbiamo il contesto. Abbiamo altri 5 minuti. C'è connessione qui dentro. Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra. Scintillando metteva grandi fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo intero, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. La Madonna stava così verso l'angelo, questo è l'angelo, è l'angelo di origini bibliche, il cosiddetto angelo sterminatore. Sgrogia l'esodo, l'esecutore dei preti della divina giustizia. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con forte voce disse: penitenza, penitenza, penitenza. E vedemmo qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti, in una luce immensa che è Dio, un vescovo vestito di bianco. Questa è la porta più famosa. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, salirono una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante,
afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli sparavano vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo venne uccisi con gli altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con essi legavano le anime che si avvicinavano a Dio. Voi sapete che su questo terzo secolo di Fatima ci sono dibattute, interpretazioni, questioni a non fine. Allora, l'interpretazione ufficiale della Chiesa natale per mano di Ratzinger è appunto quella di una visione apocalittico-profetica. Quindi, nelle visioni apocalittiche profetiche dove viene presente una cosa, è come il libro dell'Apocalisse. Avete mai letto il libro dell'Apocalisse? Sì. Cioè, avete capito qualcosa? Oh. Sono 2000 anni che cercano di capirci bene qualcosa. Non si riesce. Perché una cosa di questo, chi era sto Papa? Perché se era Giovanni Paolo II, ricordo, tremulo con passo vacillante, sì, lo sarebbe diventato Giovanni Paolo II, tremulo con passo vacillante, ma non ai tempi dell'attentato. Il tempo dell'attentato era ragazzino. C'era poco più di 60 anni, almeno. Sì, 61 anni, questo che ha detto Papa 58 anni, nel 78 c'era 61 anni. Era una roccia, non c'era il passo tremulo e vacillante. Poi non è stato ucciso. Sì, è stato miracolosamente salvato da una Madonna, perché abbiamo detto che è miracolo stato salvato, perché la pallotta l'ha detta al cuore. Poi sapete che ci sono le leggende su Giovanni Paolo I. È morto di morte naturale, qualcuno fantastico, tutte le cose strane che l'hanno fatto fuori di nascosto, tutte queste cose qua. Quindi, chi è? È qualcuno di ancora? Non si sa, d'accordo. È lecito pensare che fosse Giovanni Paolo II, però, ripeto, questa è una visione apocalittica. Qual è il contenuto che dobbiamo comunque prendere? D'accordo? Che attraverso, come dire, la diffusione di errori del comunismo nel mondo, che è ancora completamente diffusa, guardate come siamo ridotti adesso, d'accordo? Tutte quante le leggi anti-Dio, d'accordo, che sono venute dappertutto ormai, in continuazione, sono la conseguenza ultima della secolarizzazione, cristianizzazione e completa laicizzazione della società, capite? Dove Dio non c'è più, non c'è. È un processo finito? Non sempre. Magari. Ecco perché Benedetto XVI disse, quando venne a Fatima, nessuno pensi che Fatima è finita, ma stiamo ancora dentro questa realtà, d'accordo? Perché il mondo sta ancora senza Dio e quindi la Chiesa, anche se diversamente, soffre persecuzione quantomeno nel senso di emarginazione, d'accordo? È fuori completamente, cioè, degli anni. Non solo, c'è la realtà del martirio che ha riguardato tantissime persone, ministri e qualche vescovo, bisogna essere un po' aggiornati sul martirologio del secolo scorso, e il senso di tutto questo, attraverso questo fenomeno di attacco violento alla Chiesa, viene citato l'adagio degli antichi padri, sanguis martirum semi cristianorum, gli angeli prendono il sangue degli innaffiatori, li versano sulle anime e le persone si perché il martirio non è altro che una radicalizzazione del messaggio di Fatima, no? Preghiere e sacrifici, qual è il sacrificio più grande? Versare il sangue, lo offre al Signore per la salvezza delle anime, magari, e attraverso quell'offerta le anime di sangue. Questo è il punto da ritenere. Le altre cose, io vi dico tranquillamente, c'è stato un periodo nella mia vita in cui mi sono messo, come dire, a scandagliare, allora, non serve a niente. Perché non esci fuori, non ne puoi uscire fuori con certezza assoluta, d'accordo? Perché su una visione profetica, proprio perché è profetica, non riesci a interpretarla con certezza. Non solo non esci fuori con certezza assoluta, c'è il pericolo che svangoli. Perché dentro una visione profetica c'è probabilmente tutto il contrario di tutto, capite? Le interpretazioni sono potenzialmente infinite. Quindi non vi staccate il cervello su queste cose qui. Non è la cosa principale di Fatima, non è questa. È quello che abbiamo visto prima. Sono la devozione al cuore immacolato di Maria, la preghiera, la penitenza, la riparazione, la conversione dei peccatori, l'esistenza dell'inferno, la possibilità della dannazione e quello che vedremo domani. Indubbiamente
il fatto che la marea di peccati degli uomini ha prodotto tutto quello che abbiamo visto, perché questa situazione in cui ci troviamo è colpa nostra, è la colpa di Dio. Sono stati la valanga di peccati degli uomini che hanno portato progressivamente il mondo a totalmente espellere Dio e spezializzarsi, quindi con una situazione come quella difficile in cui ci troviamo adesso. E vedremo però la promessa che la Madonna farà alla fine, non abbiamo ancora sentite, il mio cuore immacolato trionferà. Quindi dietro questo arco, capite? Dopo noi attraversiamo questo arco estremamente sereni, d'accordo? Perché di avere paura della guerra, delle persecuzioni, dei disastri, chi è lontano da Dio, non chi è vicino. Chi è vicino non deve avere paura di niente. Certamente soffriamo nella Chiesa e con la Chiesa, d'accordo? Questo va bene, ma sempre con la speranza e con la fiducia. D'accordo?